wow wow, ma si parte così, già con la sigla? Sì, 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 stavolta pochi giri di parole. Diciamolo subito, ma quanto è stato bello Falcon and the Winter Soldier? No, sul serio, cioè, mi è piaciuto un botto. E ce ne voleva, perché dopo il finale di WandaVision mi ero detto, Edo, stai calmo, relax your tits. Eppure, nonostante qualche incertezza, devo dire, una serie di tutto rispetto. Non farò spoiler, ovviamente, ma è il messaggio che lancia la serie ad avermi colpito come un tir preso in piena faccia. Aia, che male. Ormai sapete come sono fatto, no? Mi basta una frase scritta e recitata al momento giusto per farmi fare dei voli pindarci con la mente incredibili. Guarda, no, me lo devo tatuare. I simboli non sono nulla senza qualcuno che gli dia un significato. Però io, da bravo automa introverso e pieno di peri mentali quale sono, non ho potuto fare a meno di rivedermi in quello scudo. Ma cosa intendi, Edo? Ok, aspetta, adesso ti spiego. Alla Edo Caverna! Ok, allora, mettete in pausa il video e rispondetemi qui nei commenti. Proprio come il più grande dei supereroi, l'influencer è un'icona o un esempio da seguire? Ma soprattutto, dovrebbe esserlo? Ma dimmi te se degli omini in calzamaglia che si prendono a schiaffi devono farmi fare queste domande esistenziali. Ma va bene, proverò a dare una risposta a questo quesito. E lo farò riprendendo la citazione di poco fa. Regia, un piccolo rewind, per favore. I simboli non sono nulla senza qualcuno che gli dia un significato. Non so voi, ma sta frase mi fa un effetto stranissimo. Mi fa sentire stupidissimo. È così scontata. Eppure non ci ho mai riflettuto sul serio. Ma in effetti, se ci penso bene, questa frase può valere per qualsiasi personaggio di rilievo, compresi gli youtuber. Dopotutto anche loro possono essere visti come delle icone, dei simboli alla quale, anche involontariamente, la gente si aggrappa e li vede come veri e propri esempi da seguire. Infatti è la seconda parte della frase di prima che mi fa tanto riflettere. Senza qualcuno che gli dia un significato. Ok, fermi tutti. Posso dire una cosa senza essere linciato vivo, per favore? Gli influencer non sono nessuno. Non sono nessuno. Io e te siamo uguali. Non sono altro che normalissime persone che pubblicano contenuti sul web. Possiamo dire che in questo caso la creatività rappresenta un po' il siero del super soldato? Non lo so. Sta il fatto che diventano personaggi di rilievo quando è la community a decidere di propria spontanea volontà se dare valore o importanza a ciò che condividono. Ecco beh, diciamo che non ci vuole una laurea in sociologia per notare una piccolissima falla in questo sistema. Sul web c'è chiunque! Anche i più piccoli! Su alcune piattaforme l'età media è piuttosto bassa. Un'età in cui ogni singola parola, comportamento o pensiero può letteralmente formare la percezione del ragazzo di turno. Un'età in cui il valore che viene dato allo youtuber, in alcuni casi, viene dato con superficialità, non c'è ancora senso critico. Ed è proprio per questo che ora devo chiedervi, lo so, sto per dire una parolaccia, reggetevi. So che non volete sentire questa parola, ma sto per dirla, ok? Essere un influencer comporta una responsabilità? Pensateci un attimo, quante volte abbiamo sentito sul web dei creators dire: cari genitori, non sono mica io che devo educare i vostri figli, controllateli piuttosto. Ecco, se volete un mio parere su questa cosa, Allora fatemi spiegare. Non voglio fare il bastian contrario. Anche io penso che l'influencer non debba avere la responsabilità di educare i suoi fan. Non è il suo ruolo. Ma se permettete, lasciatemi proporre per un secondo un cambio di prospettiva. Ok? E se questa fantomatica responsabilità non fosse guidata dal dovere, ma da un codice morale? Pensateci un momento, nessuno dovrebbe dire agli youtuber: devi comportarti bene perché mio figlio ti guarda. No, 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 no. È lo youtuber che di sua spontanea volontà, consapevole del target a cui fa riferimento, potrebbe modificare il suo linguaggio e comportamento per influenzare positivamente il pubblico. Ma ops, attenzione, ho detto potrebbe, non dovrebbe. Perché, ripeto, non è sua responsabilità. Ma soprattutto, ops, spoiler alert, oggigiorno l'etica morale è relativa! Ebbene sì, ragazzi miei, io, Edo, povero automa squattrinato, posso pensare sia giusto non dire parolacce in live o nei video, perché voglio trasmettere dei valori che, secondo il mio punto di vista, sono sani. Ma qualcun altro può pensare che dire qualche parolaccia o addirittura bestemmiare sia divertente, che non c'è nulla di male. E il punto è che nessuna delle due parti dovrebbe giudicare l'altra, perché appunto vige il relativismo assoluto. La chiave, amici miei, siete voi! È la community che sceglie! Siete voi a decidere quanto valore e importanza dare a persone che in fin dei conti non sono poi tanto diverse da voi. Perché vi sto dicendo tutto questo? Beh, qualche settimana fa mi è arrivata un'email. Un padre, in maniera molto cordiale devo dire, mi ha chiesto di prestare più attenzione al vero significato delle parole che scelgo. In uno dei miei ultimi video mi sono preso in giro da solo. Ma come posso essere così mongoloide? E lui, beh, ha una figlia con la sindrome di Down. Ho toccato un tasto dolente.
senza volerlo. Mi sono sentito esattamente come John Walker, un personaggio che ama la sua posizione, la brama, non vuole mollare il suo scudo, ma che allo stesso tempo sa perfettamente che tutti gli occhi sono puntati su di lui. Tutti contano su di lui, vivendo così nella costante pressione di deludere qualcuno. Non è finita qui, mesi fa mi sono arrivati messaggi riguardo il vecchio subreddit di Edoardo Facose. Un messaggio con scritto: io ci speravo, ma non è successo. Avevo già perso le speranze quando Edo non guardò il nostro Reddit in live. È brutto chiudere così, Edo non ci ha aiutati. Pace. Ok, lo so, sembra un'esagerazione, ma ci sono stato proprio male. Ho deluso qualcuno in quei momenti. Non ho prestato la giusta attenzione. Per non parlare di tutti quei ragazzi che mi scrivono costantemente su Instagram, mi chiedono suggerimenti sui loro disegni o canali YouTube. Potete benissimamente pensare che sia eccessivo, ma io rispetto la richiesta di quel padre, perché mi rivedo in quello scudo. Edoardo Facose sta crescendo e con esso il valore e l'importanza che voi date alle mie parole. Quindi ad oggi non so come si comporteranno gli altri YouTubers, ok? Ma io voglio provare davvero ad essere meno John Walker e più Sam. Eternamente grato alla community per il valore che viene dato a questo simbolo, a questa cravatta. Ma allo stesso tempo condividere quei valori che semplicemente io ritengo giusti. Ebbene, qual è il vostro pensiero al riguardo? Fatemelo sapere nei commenti e condividete questo video con qualche altro influencer. Avete visto Edoardo Facose? Io sono Edoardo. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!